Fuck the ponies! Altro che vale flag qua! Come on! Fuck the skeleton, bro! Yeah! The enemy, bro! Fuck you boys, bro! Fuck, man! Bro, mi c'vedi, bro! Fuck! Man, ma che è sta roba? Fuck the boys, bro! Yeah. Non c'è nessuna finzione cinematografica nelle immagini appena viste, nessuna prova attoriale da red carpet, ma solo uno spaccato reale della disarmante pochezza di certa gioventù che con opere e parole denigra l'idea stessa di giovinezza. Dietro l'obiettivo un diciottenne pescarese, davanti e dunque nei panni dei protagonisti di quella che forse era stata pensata come una bravata di poco conto, un 21enne del capoluogo adriatico e un 19enne di origini cubane con precedenti per furto, che hanno ingiuriato gli agenti e danneggiato l'auto della polizia parcheggiata davanti a una nota discoteca di Pescara, dove lo scorso 25 novembre i poliziotti erano intervenuti dopo essere stati allertati per alcuni tafferugli. Tutto comincia con un ragazzo albanese di 25 anni che aggredisce una sua conoscente colpevole di ballare con un altro. Il 25enne, con precedenti per rapina, viene aggredito a sua volta e allontanato dal locale. Nel frattempo la polizia interviene nei pressi della discoteca per placare il 25enne che, visibilmente alterato, inveisce, sputa e minaccia i poliziotti. Per lui scatta una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia, lesioni e vilipendio, oltre a 12 mesi di Daspo Willy, che vieta l'accesso ai pubblici esercizi e alle zone limitrofe per i responsabili di disordini all'interno o nelle adiacenze dei locali. Intanto, la macchina della polizia, chiusa e parcheggiata davanti alla discoteca, attira le ire del 19enne di origini cubane, che, approfittando dell'auto incustodita, danneggia il mezzo, strappando il tergicristallo dell'unotto posteriore e gettandolo a terra, proferendo in oltre frasi ingiuriose all'indirizzo della polizia. A completare l'opera il 21enne pescarese, che raccoglie il tergicristallo spezzandolo e inveendo anch'egli contro gli agenti, mentre il 18enne filma tutto col suo cellulare. Denunciati per vilipendio della Repubblica e delle istituzioni e per danneggiamento aggravato in concorso, anche questi ultimi tre giovani vengono infine raggiunti da altrettanti Daspo Willy, il 19enne cubano per 12 mesi e il 21enne e il 18enne pescaresi per 6. A parlarne in conferenza stampa è stato il questore di Pescara, Luigi Liguori. La movida, l'ho detto prima, non è un problema. La movida può essere una risorsa per la città e per l'economia della città. Gli atti di intemperanza, specie quando poi si esplicitano in vilipendio verso le istituzioni, in resistenza, come in questi casi, sono da stigmatizzare in maniera severa ed immediata. C'è questo denominatore comune sia nei ragazzi, diciamo, extracomunitari e sia nei ragazzi locali, che ci sono delle situazioni personali e particolarmente problematiche sotto il profilo familiare. Ci sono anche a volte dei precedenti di polizia, ci sono delle mancate capacità di gestione di situazioni personali, come vedere la propria ex ballare con un altro ragazzo, per cui ha scatenato un po' la reazione di uno dei daspati.